Ciao Valeria, come stai? Ciao Lorenzo, bene, siamo ovviamente a casa ormai tra l'altro da qualche giorno, però diciamo che ci siamo un po' reinventati, riadattati a questa situazione unica e stranissima, però diciamo che questi strumenti appunto Skype telematici ci aiutano sia vabbè, con la teledidattica, riunioni a distanza, quindi diciamo che ci diamo da fare anche da casa, chiaramente. Fino a dove è possibile, Certo. però non ci lamentiamo. Teniamo Allora, duro per io un altro sì, po'. sì. Innanzitutto ti ringrazio per aver accettato, diciamo, questa chiacchierata, questa intervista. E io e te ci conosciamo comunque da tanti anni, andavamo tutti e due al Grassi e ho selezionato te, appunto, diciamo, perché penso che innanzitutto hai sempre messo passione in quello che hai fatto e l'hanno dimostrato i risultati che hai ottenuto. In secondo luogo, anche quando ci siamo sentiti telefonicamente, ho avuto la conferma appunto della tua disponibilità e della tua serietà, sia come persona che ovviamente anche avendo letto il tuo curriculum e i progressi che tu in questi anni hai fatto da quando sei amministratrice del Comune di Latina, anche come amministratrice stessa, perché infatti ho visto che stai studiando anche all'università cose che possono esserti utili in quell'ambito, appunto hai anche vinto una borsa di studio per un master importante dell'Unione dei Comuni Italiani e diciamo, sta dimostrando che quella legittimazione che hai avuto in cabina elettorale qualche anno fa è stata meritata e appunto secondo me personalmente stai facendo un ottimo lavoro. Ora, la mia pagina si interessa di cultura, si interessa della città e di tutto quello che appunto può dare risalto alla città di Latina. Io ho delle domande da farti, ma sono domande figlie della mia curiosità e spero che possano essere comunque domande che si sono fatti tante persone che ci guardano e tanti giovani appunto sulla nostra città e sulla nostra amministrazione. Io inizierei da un aneddoto, se per te va bene. Io adesso non ricordo bene se era inizio estate scorsa o fine estate scorsa, comunque era un periodo di transizione giugno-settembre. E dopo una serata con gli amici a Latina, al Polo Nord, mi sembra, oppure eravamo usciti dal cinema, abbiamo deciso di fare una camminata per il centro. Erano l'una di notte, quindi l'estate, bella arietta, bella sensazione. Andiamo per il centro e siamo passati sia a Piazza della Libertà, dove appunto la piazza io l'ho trovata in condizioni tristi, nel senso senza acqua, la piazza centrale, aveva bottiglie di vetro rotte dentro. Però vabbè, nel senso abbiamo continuato fino ad arrivare a Piazza del Popolo e lì diciamo ho visto veramente cose che non avrei mai voluto vedere. Per esempio, la palla che alla fine si parla dei nostri monumenti, per quanto poi non possano piacere, sono comunque i monumenti di questa città. Grazie. La fontana praticamente piena di melma e da lì poi è nato, forse è stato uno dei momenti che mi ha fatto nascere la curiosità di informarmi sulla città. Da lì è nata la mia curiosità perché mi sono chiesto com'è possibile che comunque un'amministrazione che per certi aspetti, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro, che come slogan aveva abituatevi al bello, eccetera, non è riuscita, oppure non abbia le capacità di poter accorgersi che a 50 metri dal Consiglio Comunale, quindi dal Comune dove tutti i giorni i consiglieri vanno, ma questo riguarda anche poi magari le forze di opposizione, in generale il Consiglio Comunale, come ha fatto a non accorgersi che il monumento principale della città, a 50 metri da dove loro entrano ogni giorno, era in condizioni pietose. E da lì quindi mi sono fatto delle domande e ho detto: o la responsabilità è dell'amministrazione e quindi va fatta appunto un'analisi su ciò, o nel caso in cui, che io reputo plausibile, la responsabilità di queste mancanze non è nemmeno dell'amministrazione, ma di altre circostanze magari superiori a loro, essere in grado di poter comunicare al cittadino medio che appunto non si informa tutti i giorni, non può avere la possibilità di parlare magari con voi in prima persona, di far capire che la responsabilità non è della forza politica che amministra, per appunto andare a individuare anche gli eventuali colpevoli, restando del presupposto che comunque quella condizione non si deve più ripetere. Infatti sono contentissimo che Piazza del Popolo finalmente, io me la ricordo quando ero bambino, in bellissime condizioni, è tornata ad essere una piazza di un capoluogo di provincia. Quindi niente, io partendo da questo aneddoto vorrei sapere un po' di delucidazioni su questa tematica, su perché prima di fare un lavoro importante si è dovuti arrivare a una situazione scandalosa per quanto mi riguarda. Sì, ma
Allora, in realtà, diciamo, dall'aneddoto si aprono, secondo me, tante riflessioni. Chiaramente una proprio più tecnica, alla quale arriveremo, legata proprio, per esempio, al restauro delle fontane, eccetera, ma c'è proprio la situazione, no, di incuria generale, che effettivamente per una serie, cioè negli ultimi anni, si è verificata, e chiaramente tu dici, proviamo, cioè, di chi è la colpa, di chi è la responsabilità. Secondo me il tema non è tanto fare, diciamo, la caccia alle streghe di chi sia effettivamente il reale colpevole. Certo è che nel momento in cui c'è una forza di governo, un'amministrazione, quindi in questo caso la Dima Bene Comune, è ovvio che tu, pur, diciamo, nel bene e nel male, ti prendi tutte le responsabilità, ma anche poi ovviamente le soddisfazioni di quando riesci a portare a casa un risultato. È però necessario, secondo me, fare un passino indietro per dire che effettivamente, diciamo, venivamo da un po' di anni effettivamente duri, complessi per la storia politica amministrativa della città, in cui inevitabilmente, quando siamo arrivati nel 2016, diciamo che per essere un po' leggeri, diciamo che c'era qualche arretrato su cui mettere mano, e non solo. Assolutamente non sposo la teoria di è colpa di quelli di prima, non, noi non c'entriamo niente, perché, ripeto, chiaramente abbiamo deciso di avviare questa esperienza amministrativa con la consapevolezza che sarebbe stato difficile. Quindi nessuno si aspettava di arrivare in un comune chiavi in mano, pronti il giorno dopo ad essere operativi. Probabilmente abbiamo riscontrato qualche difficoltà in più rispetto a quelle che ci aspettavamo, però, diciamo, faccio una metafora per far capire una cosa. Noi, l'hai ricordato bene tu, uno dei nostri slogan in campagna elettorale era abituiamoci al bello. E usando la metafora che in questi anni, qualche volta discutendo così, ci è capitato di utilizzare, è quella di mettersi alla guida di una macchina. Che poi, tra l'altro, proprio la macchina, no, amministrativa, però pensando proprio all'immagine di una macchina, tu ti danno delle chiavi, tu entri in questa macchina, e la carrozzeria, quindi appunto il decoro della città, tema veramente fondamentale su cui adesso arriviamo magari più nel dettaglio. Dicevo, la carrozzeria magari non è delle migliori, ma tu hai problemi legati proprio al funzionamento, al motore della macchina, e insomma a cose più gravi. Probabilmente prima di rifare la fiancata, è il caso di mettere mano a cose un po' più necessarie, no? Il che non vuol dire che la fiancata non sia importante, però probabilmente è secondaria. Diciamo, questa è un po' una metafora per far capire che effettivamente i primi anni di amministrazione, ormai noi siamo entrati nel quarto anno, i primi anni sono stati quelli effettivamente in cui abbiamo messo mano realmente alla riorganizzazione della macchina amministrativa, dei regolamenti, che il cittadino che ascolta effettivamente, o che vive la città, dice: sì, ma a me cosa interessa del regolamento che voi avete fatto? In realtà, proprio il senso delle regole è quello di garantire appunto un funzionamento che sia corretto, a tutela di tutti, in primis dei cittadini e del buon svolgimento, cioè della buona amministrazione. Quindi comunque è stato fatto un lavoro importante di riorganizzazione interna, non solo amministrativa, ma anche dal punto di vista della gestione delle risorse economiche, in cui ovviamente la situazione non era delle migliori. Anzi, noi tuttora ancora oggi continuiamo a pagare anche milioni di euro, milioni, seriamente milioni di euro di debiti fuori bilancio fatti anni prima. Quindi, ripeto, io non sposo la retorica del è tutta colpa di quelli di prima, noi non abbiamo colpe, però effettivamente non riconoscere che partivamo da una posizione, diciamo, complessa, chiaramente ci darebbe una prospettiva limitata della questione. Detto questo, in realtà poi, messa mano, diciamo, dopo aver messo mano a questi aspetti proprio più necessari, urgenti, il decoro è stato da subito, diciamo da subito dopo questa fase, uno dei nostri, il decoro urbano, quindi l'erba tagliata, i parchi, le giostre, le fontane e via dicendo, le strade, è stata una delle priorità. Tant'è che considera che prima in comune non esisteva neanche un ufficio dedicato al decoro urbano, che abbiamo invece istituito noi, se non sbaglio,
inizio 2018, quindi l'istituzione di un ufficio anche lì non è semplicemente una cosa formale, ma è una scelta sostanziale, perché effettivamente ha rispecchiato la volontà del sindaco, ma dell'amministrazione tutta, di concentrarsi in maniera realmente seria sul decoro della città. E quindi è stato fatto poi dal 2018 a oggi, come hai detto tu, si arriva adesso a qualche risultato, grandi risultati secondo noi. Ovviamente ci abbiamo messo un po' di fatica, penso per esempio alle fontane, dove anche lì è mancata manutenzione per tanti anni. La fontana di Piazza della Libertà è spenta o comunque non funzionante o mal funzionante da tantissimo tempo. Ci sono dentro delle incrostazioni storiche veramente importanti, però noi per esempio, visto che hai tirato fuori il tema delle fontane, che non è un tema proprio di secondo piano, perché giustamente rappresentano i monumenti storici, fanno parte proprio della storia della nostra città, che tutti noi sappiamo che è una città giovane, quindi magari non vantiamo monumenti di epoca romana, però effettivamente sono monumenti a tutti gli effetti e chiaramente caratterizzano non solo la diciamo il nostro vissuto personale, perché tutti noi ricordiamo da piccoli gli archetti di Piazza del Popolo su cui mamma e papà ti dicevano non saltare dall'altra parte, non calpestare l'aiuola, tutti noi ricordiamo Piazza della Libertà, eccetera, ma rappresentano anche una parte fondamentale dell'identità storico-culturale della nostra città. Quindi, per esempio, sulle fontane abbiamo stanziato circa 200.000 euro per rifare tutte le fontane storiche della città, e per rifare intendo, diciamo, un aspetto più di restauro storico, ma anche poi dal punto di vista idraulico del funzionamento, metterci mano proprio per farle funzionare. La prima che abbiamo fatto è proprio quella di Piazza del Quadrato, appunto piazza storica della nostra città, e poi abbiamo iniziato da Piazza del Popolo con la, diciamo, col restauro non solo della fontana ma di tutta la piazza, e abbiamo poi stanziato ulteriori somme per il restauro delle fontanelle, le fontanelle storiche, sono in particolare quella che è all'interno dei giardini comunali, la di Piazza del Popolo, quella di Piazza San Marco, che anche lì è proprio fa parte, no, del tutti noi, diciamo, Certo. nell'epoca del liceo, il pomeriggio, la sera uscivi a Piazza San Marco e c'era la fontanella storica, anche lì è stata fortunatamente ripristinata. E poi eravamo in realtà, prima dell'emergenza coronavirus, eravamo pronti a partire proprio su Piazza della Libertà, sulla quale, tra l'altro, solo su Piazza della Libertà c'è uno stanziamento di soldi importante, perché è una fontana storica ma importantissima, di circa 60.000 euro se non sbaglio, solo per Piazza della Libertà. Quindi insomma eravamo proprio pronti a partire, era la prima, ovviamente c'è stata adesso la sospensione dei cantieri, ma al rientro è tutto pronto, quindi sarà la prima su cui che sistemeremo. Poi è stata sistemata anche quella di Parco Falcone Borsellino, i giardinetti di Parco San Marco, di Piazza San Marco, e quindi insomma c'è questo lavoro avviato su fontane, Perfetto. e speriamo insomma di poter ricominciare il Continuare. più possibile, perché ovviamente adesso, vista la situazione di emergenza sanitaria, è tutto sospeso. Certo, ma infatti tu hai detto una cosa secondo me giusta, nel senso io mi trovo a guidare una macchina, se il motore non va è normale che non mi preoccupo della fiancata. Sì. Solo che poi io faccio un pensiero da mi immedesimo nei panni di un politico di professione, diciamo. Fondamentalmente, però, uno deve anche capire che quello che vede il cittadino è la fiancata, o perlomeno quando io vado in giro in macchina. Cittadino vede la fiancata. E quindi io dico, perché non riuscire, ti ripeto, adesso state facendo, secondo me, perché non riuscire a coadiuvare una capacità comunque di mettere in moto la macchina amministrativa in maniera seria, in maniera legale, in maniera onesta? E per farti l'esempio, non prendere tre secchi e andare a togliere la melma a Piazza del Popolo, cioè mi metti d'accordo te, un altro consigliere comunale, un assessore, nel senso sono piccolezze che secondo me poi, ti ripeto, la persona che passa magari in centro, che non si interessa della politica locale, che non legge i giornali, eccetera, nota più del regolamento che fondamentalmente è una cosa seria, una cosa come dici tu, sostanziale, che però rimane dentro il cofano, mentre invece. Sì, ma più che dentro il cofano rimane proprio nel funzionamento, sì, proprio del motore più. Motore. Ma perché effettivamente, ti ripeto, è stato un processo molto
lungo, complesso, ma diciamo non è che nel frattempo non si faceva nient'altro, perché mo ti Perfetto. faccio un esempio, no? Le strade, le nostre, diciamo, l'argomento più sentito, più a cuore, giustamente, perché poi tra l'altro io ci tengo a dire questa cosa, il cittadino vede la fiancata, ma è giusto che sia così. Quindi è chiaro che come amministrazione è nostro dovere, compito. Offrire, cioè curarci, prenderci cura della città e offrire una città ai cittadini che la vivono, che abbia sì i servizi, ma che sia anche una città bella, una città curata, che appunto offra servizi ai cittadini. Però, per esempio, tutta una serie di processi di cui oggi vediamo, iniziamo a vedere qualche risultato che abbiamo già concluso, in realtà sono processi che comunque già nel 2016, ti faccio un esempio, ci sono appalti di lavori pubblici, di bandi vinti nel 2016 o inizio 2017, che ancora ad oggi sono in corso, oppure ancora bisogna aprire i cantieri, oppure i cantieri sono aperti. Quindi purtroppo, per fortuna, in realtà la burocrazia, al netto di tutti i problemi poi che ci sono, comporta dei tempi lunghi. Ripeto, sempre tempi a tutela della correttezza e a Certo. tutela di tutti. Però ovviamente per il cittadino che magari giustamente, ripeto, non riesce a entrare appieno nelle dinamiche politiche amministrative, ovviamente tutto ciò viene percepito come un ritardo, come una mancanza, come una noncuranza. Quindi purtroppo è. Però ti dico che è stata per noi anche una scelta coraggiosa. Io ricordo perfettamente uno dei primi consigli comunali, primi, insomma, nei dei primi tempi, in cui il sindaco disse una cosa: probabilmente c'è differenza fra governare per consenso. Perché è ovvio che anche noi avremmo avuto tutte le possibilità, tutte le carte in regola per entrare e, diciamo, far finta, mettere un po' sotto al tappeto tutta una serie di problemi seri e strutturali che c'erano e partire, per esempio, subito dallo sfalcio dell'erba fatto a puntino, puntuale, mettendo tutti i soldi. Abbiamo fatto una scelta diversa, che forse, anche senza forse, è stata anche una scelta un po', permettimi questo termine, un po' coraggiosa, nel senso che poi c'è stato tanto malumore, ma tuttora, diciamo, nei confronti di alcune scelte dell'amministrazione si è creato un po' questo malumore legato ai ritardi, eccetera. Però io ricordo questa cosa che disse Damiano, dicendo: da amministratori siamo chiamati a fare una scelta, amministrare per consenso, pensando all'oggi, o amministrare per le generazioni future pensando al domani. Sembra uno slogan, sembra la classica frase retorica, però ti assicuro che vivendola da amministratrice la situazione, vivendola in particolare da giovane, è una frase che a me è rimasta, che ha colpito, perché effettivamente al netto di quello che sarà l'opinione dei cittadini sul mandato amministrativo e politico di Latina Bene Comune al governo della città, io, diciamo, tutti noi siamo sicuri che nel momento in cui nel 2021 si concluderà la nostra esperienza amministrativa, noi avremo fatto di tutto, quantomeno per lasciare un comune in condizioni migliori, in una situazione di, diciamo, salute, con tutti gli acciacchi del caso, e che comunque chi verrà dopo di noi, ma non solo in termini politici, proprio i giovani di oggi, che sono poi gli adulti di noi cittadini di oggi, ma anche di domani, speriamo, insomma, che possano avere una città migliore. Quindi purtroppo, però, ripeto, è una scelta coraggiosa, perché poi tu comunque ti scontri con diciamo, le lamentele sacrosante, ripeto, dei cittadini che invece quotidianamente vivono la città e quindi pretendono, ripeto, giustamente, dei risultati immediati, visibili, concreti, che effettivamente impattano sulla loro vita. No, ma poi prima di cambiare argomento, io concludo dicendo che ho capito perfettamente. Io ho sempre pensato che in Italia, anche a livello nazionale, le cose non cambieranno mai perché nessuno si prende la responsabilità di essere eletto e di fare cose anche che vanno contro gli interessi di tante, magari, di tante parti del paese che invece vengono sempre tutelate, nel senso. E comunque non, diciamo, che non va, scelte che hanno impatto più sul breve, o possono ottenere risultati Certo. nel medio, breve e medio termine, e non si fanno mai scelte per il dopo, perché sono scelte effettivamente coraggiose di cui poi tu non vedi i risultati. Certo, e anche Quindi magari lì per lì poco popolari, però appunto lì se, anche poco, certo, poco però popolare. secondo me Perché una delle caratteristiche principali di un amministratore come di un politico dovrebbe essere quella di riuscire a guardare da qua a 50 anni. Invece esatto. in Italia comunque che in qualsiasi livello, che può essere
locale come nazionale sia sempre in continua campagna elettorale in cerca di consenso, non ci sarà mai nessuno che verrà legittimato e si prenderà la responsabilità appunto di cambiare le cose facendo scelte non popolari. Però, esatto, che effettivamente io... un nastro tagliato fa più notizia, certo, di una scelta che poi magari un cantiere che verrà finito fra un cantiere o comunque una scelta di organizzazione, non so, penso ai servizi sociali, cioè penso a tanti argomenti che sono argomenti meno popolari, che riscuotono meno consenso, ma che in realtà invece sono necessari se, per un, diciamo, una, in proprio una prospettiva di lungo termine, di lungimiranza, che però, ripeto, è una scelta coraggiosa che non sempre, certo, paga. Ma infatti io appunto perché questa scelta ho capito che è stata fatta da voi appunto e secondo me anche in parte una scelta corretta, quello che a me dispiace tra virgolette è che poi sarebbe servita forse una malizia in più dal punto di vista politico per riuscire comunque a dare, dico proprio un termine ormai, il contentino a quelle persone che si aspettavano il nastro tagliato come qualche altra cosa. Ti parlo proprio di malizia politica, nel senso, cioè proprio di saper, sì, fondamentalmente quella ci manca perché siamo tutti noi, come esperienza, diciamo, civica, siamo appunto cittadini, quindi certo, siamo politici, il che non vuol dire che essere politici sia inteso in senso dispregiativo, assolutamente, però diciamo ci siamo trovati a fare le cose che pensavamo fossero realmente necessarie, realmente per il bene comune, per il bene della città, ma ovviamente, ripeto, diciamo non ci appartiene forse la logica, ecco, del dare il contentino, ma sistemare strade, scuole, qui tra l'altro abbiamo fatto importantissimi lavori, e l'immondizia, l'erba tagliata, non è dare il contentino, sono esigenze comunque sacrosante che come amministrazione abbiamo il dovere di diciamo esigenze di cittadini a cui abbiamo il dovere di dare risposte, quindi non è assolutamente un contentino, insomma non voglio che far passare assolutamente questo messaggio, ma sono cose realmente importantissime, di primaria importanza, a cui siamo chiamati a rispondere. Però ci stiamo arrivando, tolte le difficoltà iniziali, ora e diciamo tolta anche la pandemia che stiamo vivendo, in realtà tante cose stanno dando i loro frutti e probabilmente quando sarà finirà... Sarà un divenire, perfetto. Speriamo di raccogliere qualche risultato in più. Allora, quindi, chiudendo questo discorso che mi hai dato delle spiegazioni che, ti ripeto, sono importanti, io... ho fatto anche un'altra riflessione. Quest'estate sempre, perché quest'estate mi sono successe un sacco di cose, sono andato al concerto di Venditti ad Anzio, allo stadio del baseball, che tu dirai, Nettuno è la città del baseball. In realtà anche Anzio ha un piccolo stadio, infatti ci saranno state un migliaio di persone, e c'è stato un concerto che a parte personalmente mi è piaciuto tantissimo. E anche lì ho fatto una riflessione della serie, com'è possibile che Cisterna il 16 agosto a San Rocco, ogni volta nell'84 mi pare ci fu Ray Charles, quindi per farti capire a che livello arriviamo, ogni anno comunque riesce a tirare fuori Loredana Bertè, Albano, comunque personaggi che nella scena italiana sono ai vertici, sì. Anzio, vedi comunque il calendario, ogni estate vengono comici, cantanti importanti, anche a Sabaudia mi pare viene sempre spesso Brignano, eccetera. Latina non ha un evento, ti ripeto, che per il cittadino medio viene preso in considerazione, che io ricordi da anni, ma anche da prima. Però ti guardi male, allora, vabbè, dai, finisci. Tolto Calcutta, che è venuto fondamentalmente perché, secondo me, essendo di Latina, comunque ha voluto contribuire a questa cosa. Però, cioè, nel senso, com'è possibile che non riusciamo, comunque 125.000 abitanti, che è un luogo di provincia, a riuscire a organizzare, non so, se da un privato con l'aiuto del comune, se proprio dal comune stesso, un evento che può essere, per esempio, tralasciando anche i concerti, io da amministratore direi, Latina è una città che comunque è stata bistrattata, non rappresentiamo un vanto, diciamo, secondo me, a livello nazionale. Io ho sempre paragonata a Springfield dei Simpson, cioè una città dove praticamente ci sono sempre difficoltà, dove anche ormai è diventato difficile emergere, una città che è stata comunque importante quando c'era la Cassa del Mezzogiorno, quando c'erano aziende, diciamo un po' abbandonata a se stessa. Questa città, io da amministratore, come da persona in generale, perché io anche sto cercando magari con questa associazione culturale di dare lustro alla città, mi vengono delle idee, mi vengono dei pensieri. Scegliere magari un
una nicchia che può essere proprio, ti parlo proprio come fa le papare, cioè il tatuaggio, che può essere il collezionismo dei francobolli, che può essere un'altra cosa, dove magari fare un festival in qualche struttura che non so nemmeno se abbiamo, nazionale, creare, non lo so, adesso l'Umbria Jazz Festival, cioè comunque tante realtà hanno, ti ripeto, anche in un ambito di nicchia, hanno un'eccellenza che comunque anche solo in quell'ambito di nicchia, solo in quegli esperti di quell'ambito, comunque possa far riconoscere Latina come un centro importante a livello nazionale. Quindi io dico, cioè, è un problema di soldi? È un problema di idee? È un problema di luogo? Non abbiamo un luogo dove poterlo fare? Tutto qua. Allora, anche qui si aprono mille discorsi. E intanto tu non ti ricordi una cosa importante, che invece quest'estate c'è stato un evento enorme a Latina, perché un evento tra l'altro su cui come comune abbiamo lavorato, organizzato dal comune di Latina, abbiamo lavorato tantissimo in termini di risorse umane, economiche, che è un tema, perché purtroppo in una situazione di difficoltà complessiva, purtroppo la cultura viene sempre un po' dopo le priorità, non so, i servizi sociali, insomma, servizi più necessari per il cittadino, quindi la cultura viene sempre qualche gradino dopo e purtroppo viene penalizzata, ripeto, in un contesto di scarsità delle risorse, ovviamente. In realtà quest'estate però c'è stato un concerto enorme, tra l'altro gratuito, tutto appunto pagato dal comune, che è stato il concerto di Achille Lauro. Non so se tu forse non c'è, non ti ricordo. Sì, no, no, adesso La Notte Bianca era, cos'era? Esatto, abbiamo deciso di, così come avevamo fatto per Calcutta nel 2018, con la Notte Bianca, e tra l'altro, insomma, Calcutta, quella sera, insomma, se c'eri, ma non dico al concerto in generale, in città, veramente, per me, da cittadina, prima che da amministratrice, prima che da qualsiasi altra cosa, anche perché tra l'altro il concerto in quel caso era organizzato, il concerto in sé, da una società privata, però tutto, diciamo, all'interno di un contesto, insomma, di concertazione con il comune, e mi sembrava, cioè, proprio, ripeto, lo dico da cittadina, da giovane, tra l'altro, che frequenta concerti a Roma, eccetera, veramente mi sembrava di vivere in un'altra città. È stata una cosa meravigliosa, veramente bella, e quindi abbiamo deciso anche l'anno, quest'estate, di replicare la Notte Bianca, ma non solo in termini di apertura dei negozi di sera e di sai, artisti di strada, piccoli eventi che tengono animato il centro, ma appunto abbiamo invitato Achille Lauro, che poi può piacere, può non piacere, insomma, poi quella è una questione di gusti musicali, però in Latina c'erano in piazza più di 10.000 persone. E è un dato, cioè, nel senso, veramente, io ovviamente c'ero, tra l'altro 2 giorni dopo avevo il mio ultimo esame all'università, quindi quella sera ero veramente un po', sai, da una parte contentissima di vivere, cioè di uscire di casa e trovare il corso, il centro, la piazza invasa da migliaia di giovani, di persone, dall'altra però c'avevo anche un po' di ansia, no? Però questo è un aneddoto personale, però effettivamente quella sera è stato veramente una serata, ripeto, a prescindere dal fatto che Calcutta piaccia, che Achille Lauro piaccia o meno, è stata una serata, insomma, veramente un appuntamento che io credo che chi c'era lo ricorderà nella, diciamo, storia culturale di Latina, perché effettivamente c'erano tante persone fino a tarda notte, i locali aperti, oltre il concerto in sé c'era, vabbè, c'era stata l'apertura, c'è stato il DJ set, c'era il cinema all'aperto, al parcheggione, diciamo, davanti ai pub, al Medioevo, c'era il cinema all'aperto con le sdraio, quindi anche a chi magari non era interessato al concerto, comunque c'erano anche altre opportunità culturali, diciamo, diffuse per il centro storico, quindi è stato veramente un momento importante, secondo me, per la storia della città, e quindi quello sicuramente è stato, in tempi più recenti, il grande evento di cui tu parlavi, che condivido con te l'esigenza di dare slancio, soprattutto, ecco, magari in estate, con eventi del genere, comunque al capoluogo di provincia, che sia in grado di offrire un'offerta culturale adeguata al fatto di essere un capoluogo di provincia. In questo ti devo dire, in questi ultimi anni,
Sempre diciamo, fatta salva la premessa di prima, che vale per il decoro e purtroppo vale anche per la cultura, in realtà però con un po' di fatica, ti ripeto, soprattutto dal punto di vista delle risorse economiche, però diciamo, l'obiettivo era proprio questo che dici tu, cioè dare rilancio alla città, all'aspetto appunto culturale, offrire una proposta culturale adeguata, e l'abbiamo fatto appunto non solo con questi due grandi eventi, appunto Calcutta Achille Lauro, e ci sono stati poi altri due eventi nel 2000, mi pare 18 e 17, in occasione del 21 marzo, della festa della primavera, sempre due concerti in piazza, e poi diciamo tolti i grandi eventi, che purtroppo capisci bene è anche complesso da tanti punti di vista organizzare, quindi diciamo che uno l'anno già è realmente impegnativo da tutti i punti di vista. In realtà poi, in particolare per in occasione delle vacanze di Natale, quindi del periodo natalizio e del periodo estivo, negli ultimi 2 anni abbiamo fatto quattro bandi pubblici, quindi quattro avvisi pubblici, in cui abbiamo di fatto recepito tutte le proposte, idee di eventi che venivano da cittadini, associazioni, comitati, e anche lì c'era l'evento proprio più piccolo organizzato dal comitato di quartiere, e poi c'era l'evento, e c'era nello stesso programma, c'era Achille Lauro, quindi c'era veramente di tutto, e abbiamo fatto effettivamente un calendario di eventi in occasione, ti ripeto, delle vacanze di Natale, quindi del 2000 19, 18 e estate 2019-18, con centinaia, centinaia di eventi culturali, ripeto, in cui c'era il piccolo evento più di nicchia, la presentazione del libro, il cineforum, ma c'erano anche mostre di livello, concerti. C'era, per esempio, quest'estate abbiamo utilizzato tantissimo l'Arena del Cambellotti, che è uno spazio bellissimo, storico, bellissimo della nostra città, e l'idea era di utilizzarlo, proprio mettere il palco lì, anche è stata una scelta per in qualche modo riqualificare e riappropriarci di spazi della nostra città, che appunto per dargli nuova vita, diciamo, no? Per quindi portare anche Certo. all'interno dell'Arena del Cambellotti a vedere una proiezione di un film, uno spettacolo teatrale, uno spettacolo di danza, eccetera. Insomma, è stato comunque un bel risultato. Quindi diciamo che stiamo cercando negli ultimi 2 anni, ma io penso che abbiamo fatto un lavoro. Sempre, ovviamente, si può fare meglio, però devo dire che c'è stato, secondo me, anche un discreto riscontro da parte della città, perché effettivamente ogni giorno, proprio ogni giorno del calendario, dei periodi appunto invernale estivo, c'erano 5, 6, 7, 10 eventi diversi in diverse fasce della giornata, rivolti a diverse fasce d'età. Quindi effettivamente c'è tutto lo sforzo in questo senso di essere, diciamo, in grado di offrire ai cittadini una proposta culturale seria, seria e, ripeto, adeguata al fatto che comunque siamo un capoluogo di provincia. Certo, ma infatti cioè l'idea che sta uscendo dalle tue parole è che io fondamentalmente anche un'idea che condivido è che appunto secondo me voi avete utilizzato questo tempo per gettare le basi. Il Esatto. problema è che poi cioè, serve un secondo mandato fondamentalmente, nel senso io cioè, perché c'è il rischio poi che le vostre basi le ritrovi qualcun altro. Però nel senso, nella mia ottica, dove è raro trovare una classe politica, un'amministrazione che vede da qua oltre il suo palmo, per me già questo merita, diciamo, rispetto e attenzione. Quindi su questo Diciamo, sono fiducioso. di questo ti ringrazio, e ovviamente auspico che questa tua riflessione venga condivisa da maggior parte dei nostri concittadini, da chi ci guarda, ad esempio. No, a parte gli scherzi, è vero però, è il rischio, no, di cui parlavamo prima, è il Certo. rischio di aver lavorato tanto, lo dico in maniera, cioè senza voler prendere meriti, dirmi da sola che siamo stati bravi, però aver veramente lavorato in maniera seria e insomma con tanta fatica per gettare tutta una serie di basi, e probabilmente, ecco, ti ho detto, in quest'ultimo anno riusciremo a raccogliere qualche frutto di tutte le cose che abbiamo seminato. Probabilmente, come dici tu, la maggior parte dei frutti li ritroverà chi verrà dopo, e saremo noi.
poi io me lo auguro, cioè, me lo auguro ovviamente per noi, ma lo auguro, insomma, me lo auguro anche per la città, perché effettivamente, sempre tornando al discorso di prima sulla lungimiranza, sul fatto di fare scelte a lungo termine, 5 anni in realtà di amministrazione che sembrano tanti, di fatto non lo sono, perché poi sono un arco temporale che commisurato alle scelte politiche, amministrative e agli iter burocratici, alla complessità della situazione, perché di fatto non stiamo amministrando un condominio, ma comunque una città, certo, di 126.000 abitanti, quindi con tutta la complessità del caso, chiaramente in 5 anni, come dici tu, se saremo stati bravi, avremmo diciamo gettato delle ottime, delle buone basi, speriamo poi di avere altri 5 anni per lavorare sulle basi, altrimenti chi verrà dopo di noi ci ringrazierà per quello che ha trovato e si prenderà tutti i meriti. No, condivido la tua riflessione, ti ripeto, speriamo che qualcuno, cioè, insomma, che i cittadini si rendano conto di questo aspetto. Poi, allora, l'ultima domanda per concludere, dal quale non posso appunto proprio scappare, è la situazione del teatro. Perché io ti ripeto, ho anche intercettato delle problematiche, e anche persone vicine a me hanno detto: chiedi queste cose. Il teatro, da quello che so io, non è ancora aperto. No, assolutamente, okay. Chiuso. Però anche io, che magari non sono super informato, ho sentito varie volte date, cose, sia per... Esatto. Perché? Allora, questa è una domandona, io spero di non annoiare, anche qui bisognerebbe fare non un passo indietro, ma farne realmente tanti. Io dico una cosa: il teatro, il nostro teatro è stato inaugurato, se non sbaglio, inizio anni 90, 91, 92, ora non ricordo la data esatta, inizio anni 90, quindi sono passati 30 anni. In 30 anni il nostro teatro è sempre stato aperto in deroga. Questo significa che dal primo giorno di apertura ad oggi il nostro teatro non ha mai avuto le certificazioni antincendio, di sicurezza, non è sostanzialmente mai stato a norma. Questo purtroppo, capisci che è un tema, nel senso, è il punto di partenza. Quindi comunque noi abbiamo, anche in questo caso, io lo ripeto, non mi piace parlare del passato e dire che è tutta colpa di chi c'era prima, non sposo questa teoria, però anche qui non partire dallo stato che abbiamo trovato darebbe comunque una lettura parziale effettivamente di quello che abbiamo fatto in questi, certo, anni. Detto questo, sul teatro considera che noi abbiamo speso ad oggi, stanziato e speso quasi 1 milione di euro di lavori, ci siamo trovati a fare dei lavori di adeguamento in termini soprattutto di sicurezza importanti, realmente importanti, perché abbiamo avuto dai vigili del fuoco tutta una serie di prescrizioni a cui adempiere per ottenere la SCIA, vabbè, un provvedimento amministrativo, insomma, senza entrare nel merito, certo, ma sostanzialmente per mettere una volta per tutte a norma il teatro da tutti i punti di vista e quindi poterlo riaprire in condizione ovviamente di sicurezza. Quindi abbiamo per esempio rifatto tutto l'impianto antincendio, l'impianto elettrico, la copertura, la cupola, cioè sono lavori, sono stati molto impegnativi, anche abbiamo rifatto per esempio anche le facciate fuori, la pulizia, la sistemazione, e veramente potrei fare un elenco infinito di azioni piccole e grandi, di prescrizioni poi che i tecnici ci hanno richiesto, e purtroppo la grande difficoltà che ancora oggi appunto ci porta ad avere il teatro chiuso è che ogni volta che effettivamente venivano finite le prescrizioni c'era sempre poi qualcosa in più. Quindi, ad esempio, le prime, se non sbaglio, 40 prescrizioni sono state sicuramente le più impegnative, finite le quali tutti noi eravamo appunto pronti a dire, e infatti l'abbiamo detto, riapriamo il teatro. In realtà poi è stato così perché, vabbè, insomma, senza entrare proprio nel merito tecnico della questione, però ci sono stati altri sopralluoghi tecnici che hanno richiesto ulteriori adempimenti, quindi noi ovviamente ci siamo sempre adeguati, anche perché qui veramente l'obiettivo è riaprire il teatro, ma farlo in maniera definitiva, cioè nel senso che il teatro che riaprirà non sarà tanto la riapertura, ma forse sarà
la prima vera apertura del teatro di Latina, perché sarà un teatro a tutti gli effetti a norma di legge, con tutte le condizioni di sicurezza. Questo ovviamente anche qui è un processo, lo è ancora, è un processo lungo, perché ti ripeto, partivamo da una situazione in cui ad esempio c'era una grande mancanza anche di documentazione, perché mancavano le certificazioni, veramente una cavolata, vai dimmi. Ma tu hai detto che appunto da quando è stato aperto è sempre stato in deroga, ma nel momento in cui voi vi siete insediati, quindi siete stati voi a voler, diciamo, regolarizzare la cosa, o c'era anche la possibilità di continuare con la deroga? Io sono tecnicismi che allora, non ho idea. La deroga è stata interrotta dal commissario okay. Prefettizio, che si è instaurato dopo la caduta dell'amministrazione di Giorgi, il quale aveva stanziato, ora se non sbaglio, circa 200.000 euro, invece noi attualmente siamo arrivati a quasi 1 milione di euro, e in cui quindi con circa 200.000 euro aveva avviato un appalto di lavori per la sistemazione di alcune cose. E quindi poi noi quando siamo arrivati c'era già in corso, diciamo, l'appalto che poi in realtà però è stato sostanzialmente superato da tutti poi i lavori che abbiamo fatto, quindi diciamo già dal 2000, fine 2015, cioè diciamo 2016, era stato messo a mano sul teatro, seppur in maniera parziale, proprio per adeguarsi alle minime disposizioni di legge. Quindi poi c'è stato però da parte nostra la volontà di lavorare in maniera completa, seria sul teatro, proprio per assicurare una riapertura che sia realmente, diciamo, definitiva. Definitiva. No? Esatto, in cui effettivamente si avrà per la prima volta un teatro diciamo a norma, completo. E tra l'altro devo dire, ora diciamo sospensione coronavirus permettendo, in realtà noi ormai siamo sempre un po' scettici, cioè un po' anche scaramantici quando parliamo della riapertura del teatro, perché in questi anni l'abbiamo annunciata diverse volte e diverse volte poi sono arrivate sorprese un po' spiacevoli. Però diciamo che prima della sospensione, attualmente i lavori sono sospesi ovviamente per motivi di distanziamento sociale, vabbè, ok? Però in realtà mancavano pochissime cose, quindi parliamo nell'ordine di un mesetto scarso di lavori, ma scarso, e poi in teoria eravamo anche pronti alla riapertura del teatro. Ora è tutto sospeso, quindi aspettiamo comunque, non dico la fine dell'epidemia, ma quantomeno la possibile riapertura del cantiere, e poi si faranno le valutazioni tecniche del caso. E tra l'altro, anche se ora così una riflessione più di carattere generale, penso che in questo momento storico unico nel suo genere che stiamo vivendo, secondo me ci chiamerà tutti, probabilmente anche noi come generazione in primis, anche a dover ripensare un po' l'utilizzo di questi spazi, perché io effettivamente faccio ad oggi, in questa situazione, faccio anche un po' fatica a ipotizzare un utilizzo del teatro in maniera così spontanea e disinvolta come avremmo fatto prima. Quindi ovviamente qui si aprirebbe una certo, di carattere più generale, proprio di ripensare gli spazi ad oggi in questa situazione complicata. Però comunque, diciamo, al netto di questa considerazione, quando riaprirà il cantiere, in teoria certo, siamo vicini all'arrivo per la riapertura. No, ma io appunto, cioè, penso che nel filo conduttore che abbiamo seguito, alla fine sono emerse informazioni che sono appunto interessanti in primo luogo per me, perché appunto ho avuto modo di sapere cose che non conoscevo, e spero che saranno interessanti anche per chi ascolterà anche io, questo video. Sicuramente è anche stata un'opportunità per te, appunto, per, ti ripeto, rivolgerti a un pubblico un po' tipico, diciamo, di questi argomenti, giovanile, e sicuramente poi ognuno farà le proprie valutazioni e trarrà le proprie conclusioni. No, no, ma infatti io ti ringrazio assolutamente per questa opportunità, primo perché insomma è stato bello poi risentirci dopo tutti questi anni e farci questa chiacchierata, che è stata estremamente piacevole, e poi perché effettivamente è un'opportunità per parlare anche un po' nel mezzo, di non solo tramite magari post Facebook, il comunicato stampa, ma proprio facendoci una chiacchierata molto diretta su questi argomenti che poi riguardano la vita concreta, quotidiana di tutti i cittadini. Perfetto, quindi io ti ringrazio, rinnovo appunto il piacere che è stato anche per me di fare questa conversazione. Per qualsiasi novità, aggiornamenti, sto qui.
Assolutamente, Perfetto. sentiamo. Io anche ovviamente ringraziandoti di nuovo, rinnovo la mia disponibilità anche in futuro, qualsiasi, insomma, sono sempre disponibile a farci qualche chiacchierata con Perfetto. estremo piacere. Perfetto. Bene. Buona giornata. Buona serata a tutti. Ciao, ciao. Che fai, mo chiudi?